Buongiorno, sono Diego Marconi, professore emerito di filosofia del linguaggio dell'Università di Torino e socio dell'Accademia delle Scienze. Nella puntata precedente ho detto che le argomentazioni dei filosofi non sono tutte uguali. Ci sono argomentazioni semplici, argomentazioni complesse, complicate, ci sono argomentazioni chiare e altre che sono scure. Ci sono argomentazioni perspicue, cioè che risaltano immediatamente dalla lettura del testo, e argomentazioni nascoste e quasi sepolte nel testo, che devono essere faticosamente estratte dal testo, prescindendo dalle molte ridondanze, divagazioni, incisi che contiene. E naturalmente ci sono argomentazioni buone, cioè valide, e argomentazioni cattive. Ricordo che un'argomentazione valida è un'argomentazione tale che è impossibile che le premesse siano vere e la conclusione sia falsa. Dal punto di vista logico, un'argomentazione valida è una buona argomentazione, perché la logica serve proprio a conservare la verità, cioè a produrre conclusioni che sono vere se le premesse lo sono. Ma, come ho detto nella puntata precedente, in filosofia, come del resto nella scienza, di solito non ci interessa soltanto la validità delle conclusioni, ma ci interessa anche, scusate, la validità delle argomentazioni, ma ci interessa la verità delle conclusioni. E il fatto che un'argomentazione sia valida non ci garantisce che la sua conclusione sia vera, o meglio, ce lo garantisce soltanto se abbiamo ragione di pensare che le premesse sono a loro volta vere. Cioè abbiamo ragione di pensare che l'argomentazione sia non solo valida, ma corretta. Vi faccio un esempio. Trascurate la seconda argomentazione che c'è in questa slide, considerate soltanto la prima. L'argomentazione dice: premesse, i pesci sono invertebrati, i delfini sono pesci. Conclusione, i delfini sono invertebrati. Ora, l'argomentazione è valida perché se i pesci fossero degli invertebrati e i delfini fossero pesci, seguirebbe ovviamente che i delfini sono invertebrati. Tuttavia non è affatto vero che i pesci sono invertebrati e che i delfini sono pesci. I delfini non sono pesci, ma sono mammiferi e comunque i pesci non sono invertebrati. Quindi le premesse sono false, l'argomentazione è valida, ma non è corretta. Alla logica, come teoria, interessa soltanto, come si diceva, la validità. Mentre alla filosofia interessa la correttezza. E quindi, quando si valuta un'argomentazione in filosofia, bisogna guardare a due cose, non a una sola. Bisogna guardare se l'argomentazione è valida e bisogna guardare se le premesse sono plausibili, cioè se abbiamo almeno buone ragioni per ritenere che le premesse siano vere. Adesso vediamo un esempio. Parmenide di Elea, che è stato uno dei padri della filosofia, vissuto un paio di generazioni prima di Socrate, forse tre generazioni addirittura prima di Socrate, era molto vecchio quando Socrate era giovane. Quindi uno dei cosiddetti presocratici. Parmenide, come molti altri filosofi dopo di lui, non era un amico del senso comune. Pensava che la maggior parte delle cose che noi crediamo, e non solo crediamo, ma in un certo senso diamo per scontate, diamo per ovvie, non fossero affatto vere. Per esempio, che le cose cambino, che ci siano molte cose diverse, che molte di queste cose si muovano, e così via. Parmenide pensava che tutto ciò sia pura illusione. Vedremo in faccia la realtà solo quando ci saremo liberati di queste illusioni. Parmenide visse e insegnò la sua dottrina a Elea, che oggi si trova in provincia di Salerno. Quindi, volendolo, si può considerare il primo grande filosofo italiano. Naturalmente questo è vero soltanto in senso geografico, perché Elea era una colonia ionica in Italia, era cosiddetta, quella che poi sarebbe stata chiamata infatti la Magna Grecia, e perciò era di cultura greca, in particolare ionica, come il suo arcirivale Eraclito, e non di cultura italica, qualunque cosa questo volesse dire. Che
cosa sostenesse esattamente Parmenide è molto controverso, anche perché quel che c'è rimasto di lui non è molto e non è molto chiaro. Però una cosa è certa, che giudicava come false e illusorie molte credenze del senso comune. La realtà vera è dietro questa apparenza ingannevole. Forse l'aspetto più influente del pensiero di Parmenide è proprio aver introdotto questa opposizione tra apparenza e realtà. C'è chi dice che la metafisica sta essenzialmente lì, o almeno l'origine della metafisica sta in questa dissociazione tra apparenza e realtà. Peraltro anche la scienza usa a piene mani la distinzione tra apparenza e realtà, come le cose sembrano essere e come effettivamente sono. Parmenide ebbe un certo numero di allievi, il più famoso dei quali è senza dubbio Zenone, anche lui di Elea. Zenone difese la filosofia del suo maestro non per dimostrazione ma per confutazione, cioè mostrando che molte idee di senso comune, quelle idee di senso comune che Parmenide attaccava, sono non semplicemente false, ma contraddittorie. Sono inaccettabili perché implicano una contraddizione. Se accettiamo le tesi del senso comune, andiamo incontro a contraddizioni. In altre parole, Zenone è l'inventore della dimostrazione per assurdo, o riduzione all'assurdo, cioè alla contraddizione. Le contraddizioni sono assurde, dal latino absurdus, che voleva dire stonato, e quindi per estensione sconveniente, disdicevole. Credere una contraddizione è disdicevole, sconveniente. Zenone produsse varie confutazioni di tesi del senso comune, la più famosa è certamente l'argomento di Achille della tartaruga. Achille non riuscirà mai a raggiungere la tartaruga se questa ha un piccolo vantaggio iniziale, perché per colmare quel vantaggio deve prima colmarne la metà e intanto la tartaruga avrà fatto un altro pezzetto e così via. E così via. Un argomento che viene discusso ancora oggi. Noi invece vedremo l'argomento di Zenone contro la molteplicità. Noi tutti pensiamo che esistano molte cose. Noi stessi, la mole antonelliana, le nostre automobili, i libri delle nostre biblioteche, i fogli che vedete sullo schermo a fianco a me, e così via. Zenone sostiene che se davvero ci sono molte cose, più di una, allora il loro numero è o finito o infinito. Ma si può dimostrare che sia finito sia infinito, e questa è una contraddizione. Quindi si deve negare l'ipotesi che ci siano molte cose. Il concetto di molteplicità è inutilizzabile. Allora, vediamo il testo, che nella versione che ci è arrivata è molto breve. Eccolo qua, leggiamolo insieme. Se esiste una molteplicità di cose, è necessario che esse siano tante quante sono, né più né meno. Ma se ce ne sono tante quante sono, il loro numero è finito. D'altra parte, se c'è una molteplicità di cose, il loro numero è infinito, perché tra due qualsiasi di esse ce ne sono sempre altre, e tra due di queste altre ancora. Dunque, il numero delle cose è infinito. Due cose sono immediatamente chiare da questo testo. La prima cosa è che si parte dall'ipotesi che esiste una molteplicità di cose, cioè che le cose sono più di una. La seconda è che si dimostra, o si pretende di dimostrare, che dall'ipotesi si ricava sia che c'è un numero finito di cose, sia che ce n'è invece un numero infinito. E allora vediamo in dettaglio come funziona l'argomentazione di Zenone. Per semplicità l'ho distinta in due parti. Allora, nella prima parte Zenone dimostra che le cose sono in numero finito e sembra che la cosa funzioni così. L'ipotesi, la premessa è che esiste una molteplicità di cose. Di conseguenza, ovviamente, ci sono tante cose quante ne esistono. Mettiamo che il numero di queste cose sia n. Ma ogni numero è finito, quindi n è finito, dunque c'è un numero finito di cose. Nella seconda parte
dell'argomentazione, Zenone dimostra che invece le cose sono in numero infinito. Perché? Mettiamo di nuovo che esista una molteplicità di cose. Allora, tra due qualsiasi di queste cose, chiamiamole A e B, devono essercene altre. E tra queste ce ne devono essere altre ancora, e così via. Dunque, esistono infinite cose. Vi dico subito che con alcune precisazioni l'argomento di Zenone è sostanzialmente valido. E tra poco vedremo meglio perché è valido. Quindi sembra che dobbiamo preoccuparci, perché la premessa dell'argomento è l'ipotesi della molteplicità. La conclusione è una contraddizione, cioè che c'è sia un numero finito sia un numero infinito di cose, e dunque l'ipotesi della molteplicità deve essere abbandonata. Non è vero che ci sono molte cose possibili. E beh, a quanto pare possibile. Tuttavia non è così. Sarebbe così se l'argomento avesse come premessa soltanto l'ipotesi della molteplicità, ma come vedete dalla slide, l'argomento ha altre due premesse. La premessa 3, che ogni numero è finito, e la premessa 7, tra due cose, ce n'è sempre un'altra all'infinito. E tutte e due sono abbastanza discutibili. Ma vediamo prima la questione della validità. Consideriamo la prima parte. Se ci sono varie cose, è naturale pensare che ce ne sia un determinato numero, come dice il passo 2 dell'argomentazione. Dunque n. E poiché ogni numero è finito, n è finito. E dunque c'è un numero finito di cose. Seconda parte, di nuovo ci sono molte cose, ma noi sappiamo bene che tra due cose ce ne sono sempre altre. Per esempio, sembra che tra la base del mio computer e il piano di legno su cui è appoggiato non ci sia niente, ma in realtà sappiamo benissimo che ci sono un sacco di cose. Granelli di polvere, purtroppo, microrganismi, peggio ancora, un po' d'aria, quindi molecole di ossigeno, azoto, eccetera, eccetera, e altro ancora. E Zanone dice è sempre così. Tra due cose ci sono sempre altre cose. La separazione richiede un separatore, la distinzione richiede un separatore. E questa è la seconda conclusione. Esistono infinite cose. Fin qui non c'è molto da dire. Sembra proprio che Zenone abbia ragione. Ma riflettiamo sulle altre premesse di cui ha avuto bisogno. La premessa 3 e la premessa 7. La premessa 3 dice ogni numero è finito, ma siamo proprio sicuri che ogni numero è finito. Oggi noi siamo abituati ai numeri infiniti. Per esempio, i numeri naturali 0, 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, sono il numero infinito e il numero, come si usa dire, la cardinalità dell'insieme dei numeri reali è indicata convenzionalmente col simbolo aleph 0. Poi ci sono i numeri reali, che anche quelli sono il numero infinito, ma sono molti di più dei numeri naturali. Sono 2 elevato ad aleph 0, cioè 2 elevato alla cardinalità dei numeri naturali. Quindi i numeri non sono per forza finiti, ma forse il numero delle cose è infinito, scusate, è necessariamente infinito il numero delle cose. Certo, le cose sono tante quante sono, come disse Zenone, ma perché dovrebbero essere in numero finito? C'è bisogno di una premessa ulteriore e non è chiaro quale potrebbe essere questa premessa e come potrebbe essere motivata. Quindi la prima parte dell'argomentazione è dubbia. Ma anche la seconda parte lo è. Zenone dice che tra due cose ce ne sono sempre altre e così via all'infinito. È proprio vero che tra due cose ce ne sono sempre altre. Se arriviamo al livello delle particelle elementari, per esempio, tra due particelle elementari c'è il vuoto, e il vuoto non è una cosa. Anche usando cosa in senso molto estensivo, per cui le particelle elementari contano come cose, tuttavia non sempre tra due cose ce ne sono altre.
Di conseguenza, il numero delle cose potrebbe anche essere finito, ancorché immensamente grande. Quindi l'argomento di Zenone è tutto sommato debole. Però notate questo, anche se alla fine rifiutiamo l'argomento di Zenone, cioè pensiamo che sia senza dubbio valido, ma che le sue premesse siano dubbie, e quindi non è detto che l'argomento sia corretto e perciò non è detto che la conclusione sia giustificata. Detto tutto questo, c'è un aspetto per cui l'argomento di Zenone ha successo. L'argomento sfrutta certe intuizioni di senso comune molto potenti, che le cose, per quanto numerose siano, devono essere quelle, cioè che il loro numero, per quanto immenso, debba essere un numero come gli altri, un numero finito, un numero normale. E d'altra parte che in ciascun caso concreto, come quello del mio PC e del suo supporto in legno, tra due cose, anche se apparentemente adiacenti, ce ne sono sempre altre. Quindi Zenone ha successo nel mettere il senso comune in contraddizione con se stesso. Le due intuizioni di senso comune, così come si presentano, sono incompatibili. Quindi la nozione di molteplicità del senso comune va, come minimo, ripensata, perché è connessa a intuizioni incompatibili. Zenone ci obbliga a passare dal senso comune alla scienza.